Lei è un musicista di professione? Signor sì. Sì, Ha fatto parte di un gruppo o di un'orchestra in California? Ho Cavumbesi. suonato con lui per 10 anni. Con loro, grande sorpresa, i membri della corte erano ipnotizzati da quella voce, ansiosi di ascoltare la sua storia. È da molto che consuma stupefacenti. 10 anni. Questo è l'undicesimo. E come mai iniziò a farne uso? Beh, signore, lavorando in una band si suona spesso tutta la notte. Si stava svegli, si suonava, poi si ripartiva. E quello era l'unico modo per reggere. Qualcun altro dei musicisti ne faceva uso? Sì, Tutti quelli che conosco. Prendere posto al banco dei testimoni era come salire sul palco per una sola, botta e risposta. Si rendeva conto di avere su di sé tutta l'attenzione di quella piccola corte poco affollata, un bel pubblico di fessi, eppure pendevano tutti dalle sue labbra. Come in una sola, dovevi raccontare una storia, cantare loro la canzone che volevano sentire. Lo guardavano tutti. Più loro si concentravano su quello che diceva, più lui parlava lentamente, a bassa voce, lasciava le parole in sospeso, indugiava nel bel mezzo di una frase. La cantilena della sua voce le avvinceva, le catturava. La loro attenzione gli parve ad un tratto così familiare che si aspettava di sentire il tintinnare dei bicchieri, lo scricchiolio del ghiaccio tirato fuori dal secchiello. Le volute di fumo, le voci.